sono Left Buster! Gli ho portato qualcosa di caldo da mangiare! Dov'è che stava qui? Che stava qui dagli altri? Sono io! Ma faccio un corpo! E ricordo di chi è? Questa è aristocrazia dura cruxiana, miei cari, cari. Ma da quanto tempo è peggiorata la situazione secondo voi? Da quando hanno fatto sta cosa che hanno fatto entrare i rumeni, i zingari, mao. I zingari casa, di qua, di là, ospedali, fanno subito tutto e te devi fare una cosa. Ah, c'hanno la precedenza? Che io ho fatto domanda di cassa, mi hanno detto che non sono né una zingara né una stracomunità. Allora, io ho fatto domanda di plan di cassa. Mi hanno risposto così. Cioè che dovevi essere, il zingara o l'extracomunità? No, non è una zingara e né una stracomunità. Sono così, non ho fatto io. Però sono italiana, che da un po' che ci pago pure le tasse. E io che so pagare le tasse per costruire case a chi? Agli stranieri. Guardate, giusto, mi fermava i semafori, che portavo la roba, qualunque cosa da mangiare, vestiti, scarpe, ma adesso non se ne può più, oh. Ti giuro sulla salute dei miei figli, se ti ricomincio del cucino. Sono rimasta come la strutta, perché sono rimasta di zero, forse non a casa. Ma di mortaccio la ci stanno gli italiani, un po' come campati. Che qualcosa comunque succede troppo qui c'è stato mio marito avvelenato che lavora con i rumeni e che ci fa coppia non c'è, lui magari in italiano ci pensa di ma che don sta coccia a un collega mio, capito? Loro ti dai come fanno ogni tre cammini. Ah sì, cioè no. Quindi sono sleali, fanno via tutto loro, vanno fa tutto loro, le faccio io, le qua, le là. Questa è aristocrazia dura cruxiana, miei cari, cari. E dende c'hanno i divani da treno, vedi, dei vagoni abbandonati. Addirittura ci hanno messo fuori il gazebo, il tavolo e sedie. E dende c'hanno i divani, televisore, tutto c'hanno. Comunque sia dovrebbe ritornare Mussolini, mi dici sei razzista, qui dovrebbero... No, ma che razzismo? Tutti al muro, tocchini italiano, io ho sempre detto. Tocchini italiano, sette rumeni, come facevano i tedeschi. Dieci. Uno dei nostri, sette dei vostri. Questa è aristocrazia dura cruxiana. Miei cari, cari. Io mi auguro che stuprano un'amica dell'Eburella, che stuprano anche del Berlusconi, anche di qualche politico, poi mi fanno vedere come li condannano, si rimettono in libertà. Fate di dare chi era Giraliconi, hanno fatto in televisione ieri, quello che violentava e ammazzava i bambini. Questa è aristocrazia dura cruxiana. Miei cari, cari. E il Papa no, il preservativo contro la DS. E chi non fa l'idea pure per la DS, no? C'aveva dentro casa, cioè un orologio che ce ne so soltanto 80 copie in tutto il mondo, che funziona aria. Un orologio che si ricarica aria. E rimane carico fino al 3000, non so quanto valore c'ha, quadri, vasche idromassaggio, addirittura il plasma dentro al bagno c'aveva. Un prete. Io dico, no? Mo io, mica, cioè, io sono religiosa, io so perché c'era Papa Giovanni,
Io dico cavolo, anzi proprio cazzo, ma te sei il papa, ma tu vedi che un prete ha fatto una cosa del genere? E non dici niente. Cioè, tu stai a far sgombrare persone malate, con dei problemi fisici, mentali, ma di portarci tua, ma ricopri il debito e farlo carcerare. Ah, lei non me ne ha curiosità. Ti è mai capitato, penso, dentro ospedali, no? A trovare qualche parente. Poi mi ha visto un cinese ricoverato. Hanno visto un funerale dei cinesi in giro, diciamo, adesso le passano tanti cani. Li mandano tutti in Cina. Ma secondo me quelli che muoiono, chissà, li bruciano, li cosano e comunque... I documenti che utilizzano, capito, quello che c'ha cosa in Italia fanno vedere. Non è che magari li mangia nei ristoranti. Oh, nei io ogni volta che vado dai cinesi mi sento male. Io ogni volta che vado dai cinesi mi sento male. C'hai ragione, quando mangia gli italiani. Io non ci vado nei ristoranti cinesi. Io ci vado, io l'ultima volta è come se ci avessi avuto uno shock anafilattico. Ah, perché sono tu... proprio a rimaneggio, In the giving round.